Mi sono fatta ispirare da Mary Quant. L'idea è quella di realizzare degli abiti che vestano comodi senza però perdere in eleganza. Sembrano innovativi e freschi. Esattamente quello che richiede la nostra clientela. Sì, concordo pienamente. Incontrano il gusto della donna moderna, dinamica e attiva, senza rinunciare alla qualità e allo stile. Era esattamente ciò che volevo. Sì. Una collezione per donne in gamba. Potrebbe essere lo slogan, no? Che dici? Cosa hai mangiato oggi? Pane fantasia? Comunque, Vito, il suo fidanzato, avrebbe dovuto essere qui con noi. Che fine ha fatto? Sa qualcosa? No, non lo so. Forse avrà avuto un contrattempo. Chiedo scusa per il ritardo. Ma parli del diavolo. Bene. Sono sicuro che dopo aver visto i tessuti mi perdonerete per l'attesa. E allora vediamoli, questi tessuti. Oh, bene, bene. Questo tessuto per l'abito da giorno è ottimo. Che dici? Sì, anche il piqué per il tailleur mi sembra morbido, poco strutturato. Ottimo lavoro, davvero. I tessuti per l'abito da cocktail e da sera, invece, non mi convincono per niente. In che cosa non la convincono? Maria ha disegnato delle linee molto morbide. Questa grammatura è molto pesante, ecco. E ce la farebbe a rifarle? Mantenendo le stesse fantasie. La collezione deve uscire il 21 marzo, le ricordo. Mi spiace, ma temo che purtroppo la Tessuti Colombo non sia in grado di realizzare nuove stoffe in tempo per quella data. Se la nostra stilista fosse stata più chiara a tempo debito. Ha delle collezioni, la sua fidanzata, ne è sicuro. Forse una ditta di Como potrebbe aiutarvi. La contatto e vi faccio sapere quanto prima. Grazie, Vito. Lei riesce sempre a trovare la soluzione. Già, Roberto, andiamo. Grazie, Maria. Ci vediamo dopo. Più tardi.